veramente molto, molto piacevole. L'avevo già detto anticipatamente, questo sarà un carnevale nel quale assegnare il trofeo finale sarà veramente un compito arduo per la giuria, che ve lo ricordo è dislocata lungo tutto il percorso per fare in modo che le maschere siano il meglio di se stesse. Siamo arrivati alla settima compagnia, la compagnia Spasimo, che presenta il soggetto Lavorar fa mal de schema. Lavorar fa mal de schema, ma voleva essere Fatica ma fatica. È stato bocciato naturalmente dal proto, qui si parla di Napoli, una Napoli genuina, non cioè la Napoli della Camorra, non la Napoli di altre cose attuali. Non hanno voluto fare satira politica naturalmente. E qui ci mostrano i vari costumi. La compagnia Spasimo è una delle più vecchie compagnie, ci mostra i vari costumi napoletani in variazioni sul tema. Beh, la storia di questa compagnia è stata fondata nel 1970, inizialmente parteciparono anche sfilate fuori concorso, ma poi, visto il successo di questa compagnia, ha seguito ed è cresciuta con la capacità di far divertire e di organizzazione all'organizzazione, fin da inaugurare nell'81 la propria sede stabile in la cantina Spasimo, appunto. Quest'anno che presentano questo soggetto, Lavorar fra mal de schiena, è dedicato tutto a Napoli, e qui vediamo naturalmente la parodia di Maradona, se non sbaglio. Ecco, e chissà il perché hanno scelto proprio il soggetto Lavorar fra mal de schiena, si sono ispirati tutti a Napoli con le varie maschere e con le cose che succedono a Napoli. Diciamo una cosa, che tutti gli strumenti, tutta la parte sonora di questa parte della sfilata, di questo Spasimo, è stata costruita in casa. Ci hanno assicurato che tutti gli strumenti sono stati costruiti in casa. Lo vedremo nella parte bandistica poi in seguito. Ecco, c'è anche una pizzeria, come potete vedere, anzi c'è una pizzeria, ecco, state proprio vedendo sul teleschermo ora, dove si confezionano le pizze, naturalmente, il prodotto mangiareccio napoletano. Il Pulcinella è la famosa maschera napoletana, non poteva mancare su questa sfilata. Ed eccoci ora il carro della Spasimo, un carro molto curato, dicono, con Pulcinella, un Pulcinella che mangia pasta asciutta, e dietro O Sole Mio. Quindi tutti gli ingredienti naturali per una Napoli quanto più tradizionale possibile. Beh, proprio non hanno trascurato niente questi della compagnia, perché hanno messo anche davanti al carro i numeri del lotto, e quindi non c'è, e c'è il famoso 34 anche, tra l'altro, che ha fatto un po' le bizze l'altro anno, anche quest'anno, sul gioco del lotto. Spaghetti è l'emblema proprio della Napoli. Siamo sommersi proprio vicino al grande carro qui nella nostra postazione, quindi non riusciamo assolutamente a vedere che cosa sta succedendo della sfilata.